Giornata conclusiva dopo la tappa materana nell'auditorium del liceo scientifico Pasolini di Potenza del progetto sperimentale Giovani Informati, quotidiani locali in classe. Confronto, presentazione di lavori realizzati e bilancio dell'iniziativa insieme a circa 200 studenti, 14 insegnanti, il dirigente scolastico del Pasolini Giovanni La Trofa, il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Santochirico e i tre direttori delle testate Mimmo Parrella, Mimmo San Martino e Lucia Serino. Il progetto promosso dal Consiglio regionale ha visto gli studenti di 7 istituti della provincia di Potenza impegnati nella lettura e nell'approfondimento di tematiche di attualità e cronaca, avvicinandoli sempre più al mondo del giornalismo. L'avvicinamento fra giornalismo locale, le testate locali e i giovani sia uno dei veicoli, come dire, che hanno molte potenzialità, possono senz'altro essere uno strumento di promozione e quindi anche di conoscenza da parte dei ragazzi degli strumenti informativi locali,